Buongiorno ragazzi, oggi in questo video parleremo dei danni del reddito di cittadinanza. In sostanza stiamo per parlare del tema diciamo, danno subito o magari truffa subita. Perché? Ora chiariamo il concetto, qual è? Praticamente tutti coloro che hanno fatto la domanda per il reddito di cittadinanza, ma non avevano quel requisito di 10 anni di residenza qua in Italia, e molti hanno pure ricevuto il pagamento, tutto quanto. Poi, dopo un po', l'istituto INPS, che poi manda le comunicazioni per restituzione della somma ricevuta. Ora, questo perché è successo? Perché praticamente quelle persone che non sapevano nulla, allora andavano magari presso un CAF, un patronato, e hanno fatto questa domanda con il proprio SPID, primo. Allora, ragazzi, vi spiego. Quando fate la domanda con il proprio SPID, lì la responsabilità è vostra. Invece, attraverso il patronato, quando fate qualsiasi domanda, l'operatore del patronato sa come funziona e vi aggiorna su tutto. Per cui la scelta è vostra. Ora, tutti coloro che ormai hanno ricevuto il pagamento e devono restituire allo Stato, quindi non sfugge nulla allo Stato, per cui bisogna restituire. Altrimenti ci sono delle conseguenze, cioè una bella segnalazione, una bella denuncia per truffa allo Stato. Per cui il mio dovere era di aggiornarvi di qualsiasi cosa che voi fate, doveste sempre essere aggiornati e informatevi prima di fare la domanda, non pentire dopo. Ok? Ciao, buona giornata.